Oggi con il presidente Gerardi diamo il via ufficialmente alla prima uscita di Cine Sicilia. Pronti? Cinesia è una società che nasce per volontà della regione siciliana per dare una mano a tutta una grande e lunga azione che la regione sta portando avanti da 5 anni a questa parte, per fare sì che il cinema diventi una industria siciliana, è un'industria per i siciliani. Non c'è altra via d'uscita, mi creda. È un'iniziativa che noi abbiamo voluto fare iniziare con le scuole. Perché? Portando i ragazzi Ecco. a riflettere però non con la carta e la penna come si faceva ai miei tempi, Era sì, dai, ai tuoi tempi è già morbido il si futuro. faceva in un'altra maniera, ma con uno strumento che tutti adesso usano. I ragazzi soprattutto lavorano su YouTube, fanno video e noi abbiamo detto fate video, sfruttate questa vostra franchezza e familiarità con lo strumento video, però riflettete una cosa sulla quale oramai non c'è un giorno che sul giornale o sulla televisione non ci sia questo grosso tema che proprio in Sicilia è un tema fondamentale, il rapporto con le altre culture. E quindi noi abbiamo portato i ragazzi a pensare a questo tema della migrazione, dell'immigrazione, visto come confronto con culture diverse. Voi, per esempio, con Film Commission, come vi Dunque, confrontate? Film Commission è un po' il cervello e io sono il braccio. Ah, ecco, quindi voi siete, Film diciamo, la parte Commission, tecnica, possiamo esatto. dire, ecco. Però, pur essendo un braccio, Un braccio pensante. abbiamo pensato Ecco. una ottima mano, appunto, essendo una cosa che io ho pensato per i giovani, l'hanno data ai giovani, in particolare Luciano Accomando, che ha assunto la direzione organizzativa e tecnica di questo piccolo festival, che però vuole essere un'occasione per dire alla regione dà una mano ai ragazzi a pensare. E il significato? Cogliamo i fiori di questa primavera prima che sopraggiunga l'inverno. Come funziona questo festival? Allora, diamo qualche dritta a tutti quelli Sì, che ci noi abbiamo ascoltano. fatto un bando a fine anno 2008, dicendo sostanzialmente ai ragazzi delle scuole e ai giovani, chi vuole mandare un suo contributo lo mandi entro il mese di aprile, che verrà selezionato e organizzeremo questo festival. Abbiamo ricevuto una notevole quantità di cortometraggi che abbiamo diviso in 4 categorie. E tecnicamente come sono? Fatti bene? E questo speriamo che siano fatti bene, lo vedremo ai primi di maggio, il festival è 8, 9 e 10 maggio, e lo vedremo grazie anche a una giuria, alcuni amici appunto ci hanno dato una mano, il presidente Pasquale Scimeca, il regista siciliano, Siciliano. e poi ci sono Pippo Bisso che è il producer di Cipri e Maresco, Quindi una squadra di una esperti squadra di esperti che valuteranno questi che ci prodotti. daranno una mano, ovviamente. Speriamo che tutti possano. Speriamo che lì dentro ci sia il nuovo Tarantino, perché no? Diciamo, un ragazzo come ad esempio anche il nostro Luciano che abbia la passione per il cinema e anche una certa sensibilità per quello che succede al di fuori del cinema, per le cose vere che succedono intorno a noi, come questo. Comunque in Sicilia qualcosa di serio si sta muovendo per Sì, il cinema. questo sì. Allora, che cosa puoi darci da direttore artistico come contributo per capire come hanno partecipato questi ragazzi, se c'è stata volontà, se c'è stata grande partecipazione e soprattutto se i prodotti, anche se fatti a livello amatoriale, hanno dato un risultato, come dire, concreto di messaggio positivo a quello che è questa vostra iniziativa? Questa prima edizione ovviamente ha un carattere pionieristico. Abbiamo pensato a un festival rivolto ai giovani con le 5 categorie in concorso, corti prodotti da scuole secondarie di primo grado, di secondo grado, categorie under 25, over 25 e poi c'è una sezione sceneggiatura per i ragazzi universitari. E abbiamo pensato anche a provare a veicolare un messaggio sociale importante, che è quello della clandestinità attraverso la settima arte, partendo dal titolo del concorso, Lo sguardo clandestino. Leggendo tempo fa un articolo su un giornale, riportava qualcosa come 15.000 vittime dal 1988 al 2008 e circa 3.500 vittime nel canale di Sicilia, tra la Libia, tra l'Egitto. E quindi è come dire promuovere questa coscienza sociale, civile, parlare di cinema, partendo, dicevo appunto, dal titolo del concorso, Lo sguardo clandestino, che ha almeno 3 significati. Ecco, lo sguardo, il punto di vista dell'autore che viene filtrato dalla macchina da presa nel caso del regista o dalla penna nel caso dello sceneggiatore. E ancora lo sguardo del clandestino che arriva in Sicilia abbandonando la propria terra e arrivando senza una carta d'identità, per lo Stato senza un passato, senza una storia. Mi viene in mente il Fu Mattia Pascal di Pirandello. E ancora lo sguardo clandestino del siciliano,
che prova questo sentimento particolare nei confronti di questa gente, un po' impaurito, intimorito da questa gente. Per quanto riguarda invece la qualità delle opere in concorso, è sicuramente proporzionale alla categoria di riferimento. Ci sono dei corti interessanti prodotti dalle scuole medie, dalle scuole superiori e prodotti esteticamente validi per ciò che riguarda la categoria under 25 o over 25. Luciano Accomando, chi è? Chi è? Perché Luciano Accomando esce così, direttore artistico Cine Sicilia. Ecco, vogliamo due notizie. Esco come giovane regista palermitano. C'hai alle spalle chiaramente un po' di esperienza fatta nell'ambito cinematografico, certo, no? Io... Allora, dici qualcosa di te. Premesso, dopo aver iniziato la giurisprudenza, come un po' tutti, no? Si comincia la giurisprudenza, poi non era la mia strada, comunque ho dato un sacco di materie e passo al dance. Non può essere un avvocato. Infatti mi sentivo, cioè, senza offendere ovviamente gli iscritti in giurisprudenza, però mi abbrutiva culturalmente perché non riuscivo ad avere la forza per poter mettermi a scrivere. Perché sei un creativo, Luciano, è un creativo, non può fare l'avvocato. Infatti. E quindi poi passo, mi iscrivo al DAMS, mi laureo al DAMS, comincio a lavorare nelle scuole, mi invento questo mestiere che è quello di fare laboratori nelle scuole di teatro e di cinema, comincio a fare cinema realizzando alcuni cortometraggi. L'ultimo l'ho realizzato a Corleone, dal titolo Il muro di carta. Il festival ha avuto, cioè il corto ha avuto grande successo in alcuni festival nazionali e l'ho presentato proprio a giurisprudenza, e l'altro di giurisprudenza, la presentazione a Palermo. Quindi è stato un grande riconoscimento e anche una grande esperienza. Sicuramente. Beh, adesso che ti devo dire? Continua così, vai avanti con... Sono in fase di preproduzione di un nuovo cortometraggio. Ci puoi dire qualcosa? Avantgarde 2039. Che cosa no. Non lo puoi dire questo, altrimenti poi ci sono gli invidiosi, si fanno le cose. No, vabbè, sì, sì. La SIAE, tranquillo, tutto a posto. Vabbè, sei molto giovane, 22 anni. Guardate, 22 anni, zitto, così è ancora più importante. 21, eccolo là. Infatti, perfetto. Luciano Accomando, direttore artistico Cinema Sicilia Festival. Ci vediamo tutti il 7, 8 e 9 maggio. 8, 9 e 10 maggio. Mi 8, 9, 10, senza dire date errate. Allora, 8, 9, 10 maggio. Cantieri culturali alla ZISA. Vi aspettiamo.